Buonasera a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Giulia Makeup e oggi sì, abbiamo cambiato location momentaneamente perché in camera mia si sentivano dei rumori di lavori che stavano facendo e quindi non mi sembrava il caso di fare video lì. Quindi mi sono spostata in cucina dove non sono davanti contro luce, ma là dietro. E così si vedono bene i colori, insomma. Oggi sarà una prova di questo, perché una di voi mi ha chiesto perché non provi in un video questo fondotinta barra siero con noi in un video. E ho detto perché no. Facciamolo e quindi sono qua per questo. Ho solo il mascara dell'Astra, quindi sarà una full face Astra. Preparatevi. Però prima di questo iscrivetevi, lasciate tanti tanti like, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Dicevo prima che mi chiamasse mia mamma, se non avete le ciglia, veramente comprate questo mascara e avrete le vostre ciglia. Poi stranero qua sopra, mi sono sporcata, ma tanto ci andrò a mettere un po' di correttore oppure fondotinta e via. E questo già l'ho messo Astra, Black Long Lasting Luxurious, vabbè, non lo so leggere. Comunque, questo non mi ricordo il prezzo, mannaggia, non me lo ricordo, però guardate, guardate ora, sensazionale. Perdonatemi per i rumori che sentirete di là, infatti mi sono rinchiusa con la porta chiusa in cucina, sono da sola, ho chiuso anche la porta di casa perché ho paura che entrano i ladri. Infatti ho chiuso anche la porta. Comunque lo scopo del video è provare insieme questo fondotinta barra siero. Una di voi mi ha chiesto perché non lo provi in un video, non so parlare, ed ecco che proviamo questo fondotinta barra siero. Ho parecchi brufoletti ultimamente perché mi sto truccando spesso e quindi ho dei brufoletti, devo stare un po' fermina perché quando ti trucchi spesso ti vengono un po' di brufoletti, io ce l'ho qua e niente, si sentono un po' di rumori, però mannaggia, mannaggia, devono fare sempre i lavori, sempre. Qua in casa anche la domenica li fanno, cioè ve lo giuro, questo è il fondotinta siero, quello mi sa, è nuovo in commercio dell'Astra, perché io non l'avevo mai visto, è impercettibile, cioè la consistenza è fantastica e pure la coprenza è impercettibile e copre, sì. Quindi adoro. Sì, perché è nuovo, non l'avevo mai visto in commercio né nei negozi cinesi perché mi avete detto che Astra è un brand umbro. Sono contenta perché anch'io sono dell'Umbria, se non lo sapete. Sono dell'Umbria e mi fa molto piacere che Astra è umbra. E però li rivendono, la rivende i cinesi, non li rivendono i trucchi, vabbè, i cinesi e non l'avevo mai visto. Cioè, guardate che perfezione, cioè la pelle super, guardate, luminosa, levigata, a parte qua lo sbaffo del mascara, super levigata, cioè senza un'imperfezione. Questo qua direi promosso al 100% quanto il mascara. Questi due prodotti sono al top. Cioè, mi piacciono veramente. No, no sponsor,
magari mi sponsorizzano, ma magari invece non ho sponsor. Guardate la pelle, non ho più un brufolo. Guardate il mascara. E il trucco può essere già perfetto così. Ora provo in questo. Mi è caduto un eyeliner, però vabbè, non ci serve questa volta l'eyeliner. Non ci serve, stranamente. Mi si è suicidato l'eyeliner. Ci serve un po' di correttore e io uso questo qua. Questo qua che ne ho comprati ben due. Due correttori di scorta. Pensate voi, Long Stay, correttore a lunga tenuta con SPF 15. Quindi avete anche la protezione solare 15. Allora, questo fondotinta siero mi piace molto. Intanto stendo il correttore, intanto che parlo. Anche il correttore mi piace molto, perché l'ho già provato. Questo non è una novità specifica. Le novità erano queste due, fondotinta e mascara. Il mascara mi piace molto perché allunga benissimo le ciglia, le incurva ed è una cosa che amo alla follia e fa il trucco da solo questo mascara, quindi cioè, vale tutti i soldi spesi. E il fondotinta barra siero ve lo straconsiglio, anche se è una novità, non l'ho mai vista in commercio, però è fa la pelle molto omogenea, uniforme e leviga, soprattutto leviga. Guardate, non c'è un'imperfezione, prima c'erano, questo straconsigliato. Prima non c'era in commercio. Ora mettiamo un po' di cipria. Questa non è Astra, è Kiko. Devo comprare anche la cipria Astra. Scusate, non do la parola che è una full face Astra. Scusatemi tanto, ma non ho tutto. Mi manca solo la cipria. E ok, cioè guardate la mia pelle com'è luminosa grazie a quel siero fondotinta. E poi un'altra volta proveremo anche questo mascara come l'altro, solo rosa. Già questo è il top, figuriamoci quell'altro, oppure può essere il contrario e quell'altro è una ciofeca, oppure cioè non vale niente, qua da me si dice, oppure quello argentato è meglio, non si sa. Ok, abbiamo messo cipria Kiko, non è, è una full face Astra, ma mi manca la cipria. Correttore messo, abbiamo la terra Astra, questa qua è vecchissima. A forma con le onde, insomma, del mare. Questa non la metto poi con i glitter. È proprio vecchia come il cucco. Veramente è vecchissima, è da una vita che non la metto. Questa terra qua, dico, la terra la metto sempre e comunque always. Perché per me il passaggio fondamentale, scusate se vedete la pochette, magari vi dà fastidio, ma a me serve. Per voi il passaggio fondamentale potrebbe essere il correttore, per me è la terra. Il passaggio fondamentale è la terra, perché scolpisce il viso, dà il senso di abbronzatura quando magari l'abbronzatura va via, dà un senso al volto, ecco. Abbiamo messo questa terra con i brillantini di Astra. Ecco, di Astra. Ora abbiamo questa palette, mini palettina
palettina con blush, illuminante e due tipi di illuminanti. Questa qua l'ho già provata, quindi è una full face novità solo per quanto riguarda queste due cose che mi avete richiesto, il fondotinta siero e questo che ho deciso io. Una l'avete decisa voi e l'altra io. Magari la prossima volta facciamo che due le decido io, le novità, e due voi. Ci combiniamo insomma così magari. Che dite? Fatemi sapere nei commenti come vi volete combinare. Devo prendere. Scusate, ho abbassato la telecamera. Non so manco parlare. Per prendere i pennelli ho abbassato la telecamera. Prendo il blush. Questo è un po' blush barra illuminante, però è strabello, guardate. Mettiamo anche il rossetto, non ci facciamo mancare. Niente. Per me il passaggio fondamentale del trucco, di un trucco, non è nemmeno l'illuminante, è la terra. Non lo so, è la terra, mi piace troppo. Voi qual è il passaggio fondamentale per un buon trucco? Scrivetemelo sempre nei commenti, che sono molto curiosa. Scusate. Ok, meglio. Sono molto curiosa di sapere. L'illuminante già l'abbiamo messo perché è blush barra illuminante. Ho messo questo blush. Ora vado a mettere quello in mezzo di illuminante per dare un po' di quel tocco in più, no? Capito? Però il passaggio per me fondamentale è la terra. E il blush. Per voi fatemelo sapere nei commenti che sono molto molto curiosa perché sono curiosa. Oggi il video sarà proviamo le novità di Astra, le due novità di Astra, Full Face Astra. Questo è un po' invisibile. No, no, ci sta, ci sta. Ok, ecco l'illuminante che si vede. Guardate che trucco, quanto è luminoso questo fondotinta siero e quanto è bello questo mascara. E questo. Ok. La terra. Che non usavo da un botto, ma è strabella, cioè guardate. Oggi è la prima volta che faccio un trucco così naturale che mi stupisco di me stessa. Davvero. Di Astra ho anche molte altre cose che proveremo in un altro video dedicato. Però per adesso Full Face Astra, trucco leggero. Poi faremo anche un trucco pesante, ovviamente. C'ho anche l'illuminante, questo in crema, ma l'ho provato prima per provare, ma non mi è piaciuto. Voglio mettere il rossetto. Mettiamo questo marroncino, sì, questo marroncino. Lip creamy, creamy lipstick, questo colore qua. Tipo marroncino, che dite? O è poco? No, mettiamo questo. È cremoso, direi molto. È l'orologio che le lancette che scorrono.
Se sentite questo rumore, e voilà, cioè è perfetto per questo make-up con la terra sabbina. Questo rossetto è proprio cremosissimo. Anche questo è una novità, perché l'avevo presa ma non l'avevo mai provata. Ok, intanto mi brontola un po' la pancia, non fateci caso, non fateci caso perché io ho sempre fame ma non devo mangiare perché mi sto mettendo un po' a dieta, quindi non fateci caso. Allora, le novità le metto qua, cade tutto. Comunque devo dire che mi piace molto questo trucco leggero, eh? Allora, ragazzi, questo è lo specchio. Il trucco Full Face Astra, provando delle novità, non tutte, perché ne sono parecchie. Finisce qua, questo è il trucco. Devo dire che è ben riuscito, mi piace molto, cioè guardate. Anche il rossetto. Allora, abbiamo provato Minpappino, fondotinta, siero, fondotinta, siero. E poi che c'è scritto qua dietro? Texture leggera e fondente con coprenza modulabile. È molto vero perché si... Infatti ho detto è omogeneo perché è modulabile, è vero. Avvolge il viso come una seconda pelle e dona luminosità uniformando l'incarnato. Ed è vero perché dona anche luminosità, quindi questo 10. Do anche i voti 10, ve lo straconsiglio. Poi il mascara, che dire di questo mascara color argento così lungo dell'Astra che brilla. Eccolo qua, il look. E questo mascara fa il look da solo praticamente, guardate. Fa il look da solo, mettete questo e uscite proprio. Non so come sarà, dicevo prima, questo rosa che qua dice con olio di argan, pantenolo, olio di ricino. Non so quale sarà migliore, però io penso questo. Non lo so, Potrebbe essere anche migliore questo rosa. Proveremo altre novità in un altro video. Dio, e sono sporcata con i rossetti cremosi, sempre così. E questo mascara 10, anche questo come il fondotinta siero. Fa il look da solo, guardate che ciglia. Sembra che ce l'ho applicate. E quindi questi 2 10 straconsigliati, se andate dai cinesi e vedete questi prodotti, prendeteli assolutamente. Un'altra novità è questo rossetto cremoso, infatti si chiama Creamy Lipstick. Eccolo qua, Creamy Lipstick. Questo marroncino che un po' finisce sui denti, perché i rossetti un po' finiscono sui denti, però dopo un po' no. E anche questo, il colore mi piace molto, si abbina molto alla terra, al look in generale. 10. La tenuta, credo, appena mangi va via, però se non mangi dura. Io oggi non mangerò perché devo stare a dieta e quindi penso che duri abbastanza. Quindi queste sono le 3 novità Astra: fondotinta, siero,
mascara, mascarone e rossetto cremoso. Che dite? Faccio fotocopertina con le novità. Ok, fotocopertina fatta con le lancette dell'orologio di sottofondo. Meglio le lancette sentire che i lavori di sottofondo. Scusate, sono un po' raffreddata e già nei denti. Che urto quando vanno nei denti. Scusatemi, non si deve fare, però. Poi questa non era una novità, però questa è molto bella. Guardate quanta luce dà al volto, il blush, l'illuminante, quanta luce dà al naso. Questa anche 9,5. La terra non era una novità, ma 10. Non la usavo dall'era preistorica, ma 10. E poi basta, abbiamo finito con le novità e con i trucchi. Questo è il look, spero vi piaccia. Secondo me, il look che fa il tutto è questo qua. Guardate che luce che dà. Aspettate, faccio un'altra fotocopertina. Ok. Cioè, dà troppa luce al volto e quindi a me questo mi piace. Non so se è la luce questa qua della cucina, però a me piace un botto la luce che dà questo fondotinta siero. Cioè, non lo so. E il mascara, tutto va bene. Qui dentro ho altre, non c'ho rossetto tra i denti, ok. Faccio solo breve, ho altre novità Astra, altro mascara, questo qua rosa, ho molti rossetti da provare, tinte labbra, questa qua da provare a forma di penna, pennarello, questa qua da vampiro. E poi avevo preso uno smalto nero, ma ormai ho fatto il gel, quindi questo lo accantoniamo. Ho un po' di tinte labbra così, questo qua da provare, questa l'ho provata. Ne ho altre, ma non mi ricordo quali. Tipo questa la devo provare. Proveremo insieme. Questo qua rosa è una tinta. Questo eyeliner. Oggi non ho usato eyeliner. Vi rendete conto? Oh, domani nevica, eh? Oggi non ho usato eyeliner. Io mi meraviglio di me stessa. Intanto qua va in mezzo ai denti. Che non ho usato, fatto la riga. Questo eyeliner lo proveremo e vabbè, proveremo un sacco di cose. Io ripongo le mie cose nella mia pochettona che ormai non c'entra più niente, guardate, nemmeno si chiude tra un po'. Ok, vediamo se si chiude in diretta. Guardate anche il blush, una cosa pazzesca, il blush, e qui il telefono cade, non va bene, scusate, l'ho appoggiato sopra al barattolo dei pennelli, questo magari lo metto da un'altra parte, si è chiusa la pochette! E vai, questi perché le metto da un'altra parte, su altri cassetti anche questo, lo metto in stand by,
adesso c'ho il gel e mi tolgo il gel d'estate e uso gli smalti. E niente, io vi saluto. Iscrivetevi, lasciate tanti tanti like, commentate e ditemi se voi mi impappino. Qui ho rossetto tra i denti. Ditemi se voi avete provato questa novità fondotinta siero. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, vi aspetto. Un bacio, ciao ciao!